11 agosto, Santa Chiara d'Assisi, una delle sante più amate nella storia della Chiesa, anche perché nel mondo c'è una moltitudine di Clarisse, secondo le varie obbedienze, naturalmente le Clarisse cappuccine, le Clarisse urbaniane, quelle legate ai frati minori veri e propri. E quindi è un riferimento forte che queste donne di preghiera, che sono una colonna per la Chiesa, hanno verso la loro madre spirituale, che è Santa Chiara. Ebbene, un po' celiando, un po' scherzando, si dice che il più grande discepolo di San Francesco, chi è stato? Santa Chiara. Ecco, questa donna originaria di Assisi era nata nel 1194, quindi circa 12 anni dopo Francesco di Berardone, San Francesco, e nella Domenica delle Palme del 1212 San Francesco le tagliò i capelli e la rivestì naturalmente nella versione femminile con il suo saio e con il suo cordone. E lei diede inizio, dicevo, a questa moltitudine, a questa gran quantità, a questo fiume di santità femminile, al secondo ordine di San Francesco. Noi sappiamo che gli ordini di San Francesco è il primo ordine, quello degli uomini, dei maschi, poi c'è quello femminile, le Clarisse, appunto riferendosi a Santa Chiara, e poi c'è, il terzo ordine francescano, i francescani secolari, come vengono chiamati adesso, che sono le persone che vivono nel mondo, però hanno questo carisma della povertà, proprio come San Francesco. Allora, carisma della povertà perché la Chiesa in quel periodo era come affogata dall'eccesso di ricchezze, un eccesso di salute, materiale soffocava la Chiesa, c'era bisogno di questa purificazione che poi la povertà esteriore è un segno della interiore povertà che ogni anima, che ogni credente in Cristo deve avere per ritenere Cristo la perla preziosa, per ritenere la sola ricchezza, il solo tesoro della vita, la parola di Dio, fatta carne, che risuona nel Vangelo e si rende addirittura commestibile, accessibile come cibo nella Santa Eucaristia. E Santa Chiara, quando si consacrò a Dio per le mani di San Francesco, ebbe l'opposizione dei fratelli, ebbe l'opposizione della famiglia, però in un secondo momento questo atteggiamento cambiò, tant'è vero che anche la sorella, la Beata Agnese, e poi addirittura la madre, Ortolana si chiamava, insieme a un'amica intima che si chiamava Beatrice, tutte queste ragazze cominciarono proprio nella chiesa di San Damiano ad Assisi, tutti la conosciamo, la chiesa di San Damiano è uno dei polmoni spirituali della cristianità, inserita bene, ecco, nel giro delle basiliche di Assisi, che comprende appunto la basilica superiore, la basilica inferiore, quindi la basilica di San Francesco e poi la Basilica della Madonna degli Angeli, della Porziuncola e poi la chiesa anche sempre ad Assisi Superiore, la chiesa proprio di Santa Chiara, dove è il corpo della gloriosa Santa Chiara. Santa Chiara era una donna forte, era una donna decisa, era una donna che non solo ha collaborato nella vita della chiesa con San Francesco, nel ricevere questo carisma della povertà che avrebbe rinnovato la Chiesa, e questo carisma è stato ricevuto ad Assisi, quindi lei era paesana di San Francesco, oltre che amica ed ammiratrice. Ma in un certo senso ha condiviso in senso altissimo la missione di San Francesco di riformare, la casa di Dio, che era tutta in rovina, che era tutta in caduta. E Santa Chiara sopravvisse molti anni alla morte di San Francesco ed è importante anche la sua testimonianza, perché probabilmente ella è stata una delle persone più intime al Serafino, al Serafico, al,
glorioso padre, San Francesco, che ha dato origine a una corrente di spiritualità, una corrente di santità della Chiesa che non si estingue neppure ai nostri giorni. Infatti la maggior parte dei santi è stato studiato statisticamente e in qualche modo collegata dopo la venuta di San Francesco all'ordine francescano, al dono di Dio di rinnovamento, di riforma della Chiesa, proprio di San Francesco, il quale riformò la Chiesa rimanendo all'interno, senza fare rivoluzione, come avrebbe fatto poi Lutero. Riformava se stesso San Francesco, riformando la Chiesa, perché quando noi abbiamo fatto tutto quanto dipende da noi stessi per la gloria di Dio, per la riforma della Chiesa, noi abbiamo fatto tutto quanto Dio poteva fare attraverso di noi per salvare il mondo. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi.